Salve a tutti, sono Mattia, per le amiche più intime Mattioschi, e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a Pop-Up News, la rubrica in cui riassumiamo le notizie della giornata. Roland Emmerich pentito per Independence Day 2, Animali Fantastici 3 finalmente in arrivo. Martin Scorsese ha rifiutato Joker. Infine, Andy Serkis e Colin Farrell saranno Alfred e il Pinguino? Ma prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale di Screen Week e di cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati. Se oltre a vedere il mio bel faccione volete anche ascoltare Pop-Up News, il nostro podcast è a vostra disposizione. Trovate tutti i link in descrizione. Roland Emmerich pentito per Independence Day 2. Independence Day Rigenerazione è stato uno dei maggiori flop dell'estate 2016. Il film aveva la pretesa di rilanciare il franchise, ponendosi come capitolo iniziale di una saga che avrebbe dovuto contare come minimo un'altra pellicola. Ma qualcosa è andato storto e adesso il regista Roland Emmerich dichiara che avrebbe dovuto sospendere il progetto dopo il rifiuto di Will Smith, troppo impegnato all'epoca con le riprese di Suicide Squad. L'assenza del famoso attore ha portato ad una riscrittura integrale della sceneggiatura fin troppo frettolosa. Animali Fantastici 3 in arrivo a novembre 2021. Finalmente un po' di chiarezza per quanto riguarda il terzo capitolo di Animali Fantastici, la saga spin-off di Harry Potter che ha vissuto fortune alterne. Se il primo film con protagonista Newt Scamander aveva convinto, seppur in maniera tiepida, i crimini di Grindelwald ha rappresentato un picco negativo per quanto riguarda gli incassi e il gradimento di critica e pubblico. Ecco perché la produzione di Animali Fantastici 3 è stata rimandata. Correzioni in corsa? Probabile, speriamo che l'atmosfera magica ritorni a contagiare i cinema. Martin Scorsese ha rifiutato Joker dopo 4 anni. Che Scorsese fosse stato coinvolto nella fase più seminale di Joker è cosa nota. Pare sia stato lui a proporre la sceneggiatura di Todd Phillips agli studios e per lungo tempo si pensava che avrebbe potuto produrre il film. A quanto sembra, però, il coinvolgimento di Scorsese nel progetto sarebbe dovuto essere molto più esteso e per 4 lunghi anni il regista sarebbe stato tentato di dirigere la pellicola. Il rifiuto finale è stato causato dai troppi impegni e soprattutto Scorsese non aveva intenzione di trasformare Arthur Fleck in un personaggio fumettistico e quindi nel Joker. The Batman, Andy Serkis e Colin Farrell saranno Alfred e il Pinguino? Per un rumor del tutto privo di fondamento, Matthew McConaughey come due facce ne arrivano due assolutamente autorevoli. Andy Serkis e Colin Farrell sarebbero in trattative avanzate per interpretare due personaggi nel nuovo film di Batman diretto da Matt Reeves. Per la precisione, Serkis dovrebbe interpretare il maggiordomo Alfred, mentre a Farrell sarebbe stato riservato il ruolo del Pinguino, due attori noti calati in panni particolari per una pellicola con un cast sempre più promettente. Queste erano le notizie del giorno. Se volete segnalarne altre oppure dibattere e farci sapere la vostra, scatenatevi nei commenti. Per oggi da Mattioschi è tutto. Noi ci vediamo domani alla stessa ora. Ciao!